La battaglia di Campaldino, combattuta nel 1289, è una battaglia molto famosa. La conosciamo tramite alcune cronache, come ad esempio quella del Villani e quella del Compagni, ma soprattutto perché è stata immortalata da Dante Alighieri, che prese parte allo scontro come cavaliere fiorentino. Di fatto fu una battaglia vinta da Firenze contro Arezzo, però sarebbe più corretto dire dai Guelfi fiorentini contro i Ghibellini aretini, come del resto recitava anche una lapide in Bargello, dove si diceva che per non fare torto ai Guelfi aretini, che quel giorno invece vinsero la battaglia insieme a Firenze, era meglio scrivere così. Ecco, questo ci fa capire anche che la battaglia di cui parleremo fu anche uno scontro di vera e propria guerra civile. In entrambi i due eserciti c'erano fuoriusciti da una parte e dall'altra. Verso la fine del 200, nei comuni toscani, ha un grande successo il cosiddetto popolo. Si tratta dei mercanti ricchi che sono riusciti a estromettere dalla stanza del potere tanto i Guelfi quanto i Ghibellini, i cosiddetti magnati. Ad Arezzo, un capopopolo di nome Guelfo, proveniente da un paesino vicino Camaiore, è riuscito ad estromettere tanto il vescovo che i magnati, i quali però per una volta riescono ad unirsi insieme a combattere contro il priore e a cacciarlo. È interessante a questo punto che le fonti ci diano delle informazioni controverse sulla fine di questo personaggio. Alcune fonti ci dicono che sarebbe stato cacciato, arrestato, ma altre invece ci dicono che sarebbe stato accecato o addirittura ucciso. È interessante che 20 anni dopo questo personaggio invece lo troviamo ancora vivo e vegeto in Lucchesia a redigere dei documenti. Perché tutto questo? Perché uno dei pretesti da parte di Firenze per muovere guerra ad Arezzo fu proprio la presunta uccisione di questo priore. L'idillio tra le due fazioni ad Arezzo però durò pochissimo. Tanto gli uni quanto gli altri infatti temevano le mosse dell'avversario e alla fine i Ghibellini di Arezzo riuscirono a cacciare i Guelfi, i quali chiesero aiuto ai cugini fiorentini che non aspettavano altro che trovare un pretesto per muovere guerra ad Arezzo. Un cronista lo dice chiaramente: ai Guelfi parea cosa buona muover guerra ad Arezzo, mentre ai popolari, cioè ai mercanti, non sembrava altrettanto una buona idea. I Guelfi fiorentini avevano tutto l'interesse a mettere in moto un conflitto, una guerra in cui mostrare le proprie capacità, così da poter rientrare poi nella stanza dei bottoni del potere al Bargello. In alcuni casi le fonti parlano semplicemente di un bellum aretinorum, cioè una guerra civile fra aretini, Guelfi e Ghibellini. In realtà il conflitto fu molto più ampio e coinvolse Firenze naturalmente, ma anche tutta una serie di città alleate di Firenze, della Toscana, ma anche oltre l'Appennino, come ad esempio Bologna. Il conflitto scoppiò nel 1287 e tra il 1287 e il 1289 possiamo parlare di guerra guerreggiata, una serie di incursioni, di assedi, di campi bruciati, volti a indebolire l'avversario. Il 1288 fu segnato da una campagna militare che Firenze e i suoi alleati portò contro Arezzo. Un lungo assedio durante l'estate, in giugno, che si concluse per San Giovanni. A questo punto l'esercito guelfo si divise in due tronconi. La gran parte prese la via del Valdarno in direzione di Firenze e solamente il contingente senese, invece, decise di scendere per la Val di Chiana nel tentativo di recuperare un castello. Fu a questo punto che i comandanti ghibellini Buonconte da Montefeltro e Guglielmo dei Pazzi del Valdarno sorpresero le truppe senesi presso la Pieve al Toppo, infliggendo loro una grave sconfitta. Un altro episodio poi è degno di menzione, una battaglia mancata, una battaglia che non vi fu, in località Ca della Riccia, in Valdarno, che era il luogo che divideva sostanzialmente Firenze da Arezzo, una valle pianeggiante. A Ca della Riccia i due eserciti si schierarono, separati dal fiume, si insultarono, ma poi decisero entrambi, forse valutando
gli svantaggi che potevano venire dal superare il fiume e la battaglia non vi fu, ognuno tornò a casa propria. Ma la battaglia stava per arrivare, mancava ancora un unico ultimo tassello, rappresentato dall'arrivo di Carlo II d'Angiò, che passando da Firenze lasciò un comandante, Amerigo di Narbona, e un contingente di cavalieri angioini a dare manforte al comune fiorentino. Con questi rinforzi, Firenze decise di chiudere la partita, ma anziché passare dall'agevole strada del Valdarno, venne stabilito di passare per le montagne del Casentino, una valle stretta, chiusa, e così Arezzo venne colta completamente impreparata. Partiti il 2 giugno da Firenze, 12.000 guelfi giunsero in Casentino con l'obiettivo di prendere Arezzo, ma prima avrebbero incontrato i castelli dei Conti Guidi e la città fortificata del vescovo aretino, Bibbiena. I ghibellini dall'altro lato riuscirono a mettere in piedi un esercito di circa 8.000 uomini e convogliarono sul Casentino, incontrandosi in una località ai piedi di Poppi, detta Campaldino. L'11 giugno del 1289, per San Barnaba, si ebbe la battaglia che avrebbe deciso le sorti fra queste due città. La battaglia ebbe inizio con la carica dei feditori ghibellini, guidata da Buonconte e Guglielmo dei Pazzi, con l'obiettivo di sfondare il fronte degli avversari. Il rapporto però era diseguale, dal momento che i guelfi erano 12.000 uomini contro appena 8.000 aretini. L'unica possibilità era quella di dividere il fronte nemico in due e i cronisti ci dicono che la battaglia durò a lungo e anche che gli aretini riuscirono a penetrare parecchio in profondità nelle schiere nemiche. Però, dice il cronista, non si smagarono né si ruppono, ma restarono ben saldi. Un protagonista della battaglia è sicuramente Corso Donati, un guelfo fiorentino che aveva il comando delle riserve lucchesi e pistoiesi. Aveva il comando di intervenire solo in caso di pericolo, ma la sua insubordinazione fu risolutiva. Dopo aver accerchiato sostanzialmente parte delle truppe nemiche, separò la fanteria dalla cavalleria ghibellina, che rimase intrappolata in due ali di pavesari armati di grandi scudi e balestrieri che iniziarono a bersagliare gli avversari. La cavalleria pesante ghibellina, che era impegnata in battaglia sin dall'inizio, rimase così chiusa in una tenaglia e per loro non ci fu scampo. Morirono tutti i comandanti ghibellini, Buonconte, Guglielmo dei Pazzi, l'anziano vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini e molti altri nobili. Alla fine della giornata circa 1.700 erano i caduti tra le fila aretine e alcuni nobili erano caduti anche tra i fiorentini, benché pochi. Uno di questi fu Guglielmo di Durfort, il vero comandante angioino, mentre Amerigo di Narbona tornava trionfante a Firenze alcuni giorni dopo. L'unico comandante ghibellino che ebbe salva la vita fu il conte Guido Novello di Poppi, che fuggì al suo castello senza aver dato colpo di spada. La memoria della battaglia di Campaldino è legata certamente al quinto canto del Purgatorio, in cui Dante Alighieri ricorda la fine di Buonconte, immaginando la sua anima contesa fra un angelo e un diavolo. C'è un ulteriore dettaglio interessante. Amerigo di Narbona sarebbe diventato un campione, un eroe a Firenze, e molte donne, molte famiglie fiorentine avrebbero iniziato a battezzare i propri figli con il nome di Amerigo. Ecco, uno di questi bambini, più avanti nel tempo, riceverà il nome di Amerigo e sarà Amerigo Vespucci. Il nome di questo Amerigo darà il nome al continente America, che per certi versi è così legato alla nostra battaglia. La battaglia di Campaldino e la vittoria di Firenze non fu però risolutiva. Arezzo avrebbe vissuto ancora una grande stagione nei primi anni del 300 con il vescovo Guido Tarlati,
Però poi in definitiva sulla lunga distanza sicuramente il giglio fiorentino avrebbe travolto tutta la Toscana.